La Bivouac offre ben tre diversi modelli da 34 piedi, tutti omologati entro il limite massimo previsto per i natanti, corrispondente a 10 metri. Il 34 è poi il più sportivo e veloce. È un gommone il cui stile richiama in parte quello degli sport fisherman americani, ma ovviamente il mezzo possiede tutta la praticità dei battelli pneumatici, offrendo nel contempo ogni sorta di comodità per il massimo piacere e divertimento. Il 34 è poi espressione di una ricerca di stile che proietta il gommone oltre la sua originaria vocazione. A bordo le comodità sono quelle di un day cruiser, ma gli stilemi e la praticità sono tipici dei gommoni. I tubolari, ad esempio, non solo semplificano le operazioni di accosto e ormeggio, non solo donano maggiore tranquillità quando si manovra in spazi ristretti, ma essendo sempre a contatto con la superficie d'acqua, rendono il gommone più stabile e confortevole sia alla fonda che in navigazione. Tutto questo è comfort e quindi piacere di vivere a bordo, un risultato facile da ottenere per un cantiere di grande esperienza come la Bivouac. La coperta sembra non finire mai, allungandosi oltre lo specchio di poppa con comode plancette e poppiere che estendono la superficie interna calpestabile. La prua ampia regala uno spazio relax di inconsuete dimensioni, mentre la chelong davanti alla tuga, capace di ospitare due persone, è fruibile in pieno comfort anche durante la navigazione, grazie alla sua forma anatomica. A poppa, il living è ideale per vivere un'intera giornata in mezzo al mare, preparando i cibi grazie all'attrezzato mobile cucina e pranzando attorno al tavolo del pozzetto. Sui tre divani di poppa trovano posto almeno 8 persone. La stessa area, inoltre, può essere convertita in un solarium, reso assai confortevole dalle morbide imbottiture lungo le murate e il coronamento. Il pilota e il navigatore non sono solo protetti dalla console e dal parabrezza, entrambi piuttosto grandi, ma possono contare sul riparo di un T-top che, oltre a definire la linea del mezzo, difende dal sole e dalla pioggia per navigare in qualsiasi condizione e per lungo tempo, sempre in completo comfort e relax. A completare la totale funzionalità di questo modello provvede il locale spogliatoio e toilette, ubicato all'interno della tuga, accessibile attraverso una porta stagna sul lato di sinistra. Il pagliolato rivestito di teak, le tappezzerie in tono con la pregiata essenza e le rifiniture in tinta sui tubolari conferiscono al 34 un'eleganza che va oltre lo stereotipo dei mezzi pneumatici. Con una motorizzazione fuoribordo da 600 cavalli, evidenzia uno scatto impressionante per un'andatura di crociera di oltre 40 nodi e una velocità massima che supera i 50 nodi, regalando grandi emozioni ed esprimendo anche attraverso le prestazioni la sua elevata qualità.